La nuova era Coca-Cola riparte dal prodotto, possiamo dire, cioè il prodotto torna al centro, un unico brand da comunicare con Taste the Feeling, quindi in piena contemporaneità, voglia di dare senso all'emozione, all'esperienza di bere una Coca-Cola. Assolutamente, ha colto sicuramente gli elementi fondamentali che per noi sono i più importanti, quindi come diceva proprio oggi, anzi domani, col nuovo spot, parte il nuovo capitolo Coca-Cola che parla di One Brand Strategy, quindi un solo modo di esprimere cos'è Coca-Cola per noi, come parla al consumatore e la sua storia in generale, a prescindere dalla variante della gamma che poi uno sceglie di consumare in quel momento della vita. Secondo elemento fondamentale, come diceva lei, proprio la campagna che parte domani con la firma Taste the Feeling e che parla di un concetto molto molto semplice ma basilare, ovvero rimettere il prodotto al centro e farlo però in maniera Coca-Cola e dare esplicitazione di come secondo noi è importante far parte della vita quotidiana dei nostri consumatori e quindi come il semplice piacere di bere una Coca-Cola rende un po' più speciale ogni momento. E infine il terzo elemento fondamentale è proprio quello di esplicitare per il consumatore questa strategia One Brand con degli elementi visivi e quindi il bollo Coca-Cola rosso con la scritta Dispensarian, la firma, Taste the Feeling su tutti i mezzi e in tutte le nostre comunicazioni e poi ovviamente una stilizzazione di tutta la scelta che si ha dentro Coca-Cola, quindi con le bottigliette colorate dei vari colori delle varianti. Cosa vi ha fatto capire che i tempi erano maturi, insomma, per comunicare così quasi in modo più diretto con il consumatore, semplificando se vogliamo l'articolazione anche dei prodotti? Come abbiamo visto un po' la storia dei 130 anni di Coca-Cola, Coca-Cola ha sempre innovato, è veramente all'avanguardia nel cercare di trovare sempre nuovi modi per comunicare e, come diceva lei, anche semplificare alcune volte le nostre comunicazioni. Quindi una volta avendo stabilito ora tutte le scelte, tutte le varianti nel nostro portfolio, era arrivato il momento di ricordarci che l'emozione Coca-Cola è unica e quindi perché non comunicarlo nel modo più semplice possibile. E l'evoluzione, insomma, dopo questo insieme di campagne, perché abbiamo visto molti soggetti per dialogare, insomma, con i vari momenti e anche i vari target, no, che bevono Coca-Cola, cosa ci può essere? Beh, ovviamente ci può essere una campagna sempre più coerente e integrata su tutti i mezzi, prima di tutto, quindi non solo TV e non solo gli spot, ma anche le campagne di affissione, anche il digital, tutto avrà il look and feel, Taste the Feeling e parlerà in un unico modo, perché alla fine il brand è unico e uno.